Cominciare a leggere questi qua per primi, ma non me li ha spillati, Sofia. Immagini stupende, gli stavo dando un'occhiata prima. Fronte però non c'è il retro, sono 15 pagine, quindi non 30, sì. Devo studiare un macello di roba, però prima devo sottolineare qualcosa. E speriamo che quello non ci dia fastidio. Paragrafo me lo sottolineo tutto perché questo è proprio importantissimo.
Gina. Mio santissimo, questo si avvicina, non mi fa più studiare. E l'hanno allontanato probabilmente da lì. Eh sì, avrà stava facendo un macello micidiale. Oggi no, io mi incazzo, eh. Sì, stiamo studiando. Psicologia. Sì, anche la mia amica studia psicologia. Ah no, no, io non chiedo agli altri cosa studiano. Non sono interessata a sapere. Se tu lo chiedi non vuol dire che lo debba chiedere anche io, no? Tu mi hai chiesto cosa studio, ti ho risposto. Poi non è che dobbiamo dire tu cosa studi. Cioè, io adesso sto studiando, non sono in fase relazionale, ok? Ci sono altri momenti per relazionarsi, insomma. Non certo in una biblioteca. Sì, vedi, abbiamo la stessa età, ho chiesto pure a lei. Se vieni qua per studiare o per rompere le scatole alla gente? No, perché da quando sei arrivato che stai facendo un mare di confusione? Ti hanno cacciato da lì, adesso sei venuto qui a rompere a noi? Sì. No, non sono maleducata, sono semplicemente una ragazza che vuole studiare in santa pace, si vuole rilassare. Tu non ci stai facendo rilassare, non stai facendo rilassare nessuno in questa biblioteca. Sì, io parlo di più rispetto alla mia amica, se mi devo lamentare, mi lamento di più. Ma te fai sempre così quando vieni in biblioteca? Pensi di stare a casa tua? Ma sai che qui la gente viene per studiare? Per trovare un po' di pace. Stai facendo cadere penne a terra. Stai facendo cadere gli astucci, stai facendo cadere tutto per terra, stai soltanto disturbando. Non disturbarmi per cortesia, non disturbarmi, non disturbarmi più. No, non ti conosco, non ti voglio nemmeno conoscere. Ecco,
visto, non hai fatto niente come me, uguale. Spieghi perché fai cadere le cose per terra continuamente. Mi fai perdere di concentrazione. Mi fai perdere la concentrazione. Sono sempre stata. Ci hanno messo anche un po' di antropologia qua in mezzo, eh? Cioè io sapevo che veniva dopo, non lo so, vabbè, forse verrà citato così, giusto per fare un accenno, però qua io ho letto anche che c'è qualche, beh, anche qualcosa, qualche accenno di antropologia, speriamo che non abbiano mischiato perché altrimenti io perdo veramente... Sì, non riuscirei. Solo oggi, occasione per venire qua. Ma la vuoi smettere? La vuoi smettere? Non disturbarmi. Non mi interessa quello che tu stai studiando. Non mi interessa. Io parlavo con la mia amica, non con te. Non me ne frega niente di quello che stai studiando tu. Storia dell'arte. E studia storia dell'arte. Senti, basta. Io non sono più. Mi metto a leggere la storia fantastica su Ariel. Non si può studiare. Non si può studiare. Non si può studiare. Non si può studiare. No, me lo studio a casa. Io qua adesso mi metto a leggere il libro. Così mi vedrà con la testa chinata e non apre le scatole. Poi arrivi negli scaffali lì di fronte, visti? Ce ne sono tanti. Vabbè, io ho preso Ariel, è il mio personaggio Disney preferito. Il porto di Copenaghen, Danimarca. È tutto per noi. Beh, enorme. Oppure il libro lo dice, pure il libro. Pure il libro lo dice. Tu, vedi. Sarà bello stare lontani per un po', solo io e te, in un posto tranquillo. Come si sta in un posto tranquillo? Ora sta poi in un posto tranquillo, ma non si può nemmeno la biblioteca più, un posto tranquillo. E andarci in giro ad esplorare, vero? Già, tu troverai il mondo. Oh,
fumetti li adoro tanto. Sto leggendo una storia a fumetti della Disney. Visto che ti trovi tanto interessato all'argomento, si tratta di Ariel, il viaggio di Ariel. Ma te che te ne importa? Tanto tu non vieni mica per studiare o per leggere, tu vieni qua per rompere le scatole, biblioteca. Cosa c'è? Davvero non ti ho detto il mio nome? Non mi sono presentata. Oh, scusa. E c'è per caso scritto da qualche parte qui intorno che mi devo presentare a te, proprio a te. Piacere, Roberto. Sai come hai fatto concludere la mia giornata oggi? Non mi hai fatto studiare, non mi hai fatto rilassare, non mi hai fatto leggere nemmeno un libro. Per in santa pace. Ora cosa dovrei farti? Dimmi tu. Anch'io ti dovrei disturbare adesso, vero? No. Non mi va di disturbarti. Piuttosto, levo il disturbo e me ne vado. La gente ci sta guardando. Non mi voglio ridicolizzare. Mi hai disturbata anche troppo per oggi per essere un estraneo. Se la mia amica vuole rimanere, rimanga pure. Io me ne vado. Non sono riuscita per niente a rilassarmi. Bene, io me ne vado. Tolgo il disturbo. Beh, ciao tesoro. Ci vediamo. Io torno domani qua.